Un libro che mi ha devastato, un romanzo che mi ha fatto pensare, commuovere e soprattutto riflettere. Si tratta di Fahrenheit 451, capolavoro del genere distopico scritto negli anni 50 da Ray Bradbury. Questo libro può tranquillamente essere considerato il precursore o uno dei precursori del genere distopico, genere esploso poi tra il 2010 e il 2020 in tutti quei film e romanzi stile Hunger Games che hanno spopolato. Il mondo dipinto in questo romanzo è un mondo in cui l'ignoranza dilaga, un mondo in cui la vita, più che essere piena di novità, è soltanto una sequenza di routine, di abitudini, in un mondo dove tutti gli uomini e tutte le donne sembrano vivere praticamente anestetizzati, come se le loro emozioni d'un tratto si fossero spente. È un mondo in cui le macchine vanno a 180 km all'ora, un mondo in cui il rispetto per il prossimo non esiste più, un mondo in cui le persone passano le loro giornate o tra degli enormi schermi, diciamo così, televisivi, in cui praticamente finiscono per alienarsi, con delle strane conchiglie nelle orecchie, così le chiama l'autore, che trasmettono continuamente musica e suoni. E proprio in questo contesto, i pompieri non servono più a spegnere gli incendi, bensì ad appiccarli, distruggendo ogni forma di cultura, ogni forma di istruzione e ogni ricordo di quello che era il mondo passato. E 451 gradi Fahrenheit, titolo di questo libro, è proprio la temperatura alla quale prende fuoco la carta. 451 è anche il simbolo inciso sugli elmetti di tutti i pompieri, corpo del quale fa parte anche il nostro protagonista Montag, che almeno fino all'inizio di questo libro sembra insieme agli altri uomini vivere un'esperienza di vita assolutamente monotona e dissacrante. Finché non incontra Clarisse, una ragazza piuttosto particolare, una ragazza strana che crede ancora nel romanticismo, che crede ancora nelle bellezze della terra e che farà scattare in lui, anche se non subito, la scintilla della ribellione. Il nostro protagonista si renderà conto che il mondo in cui vive non è un mondo che lo rende felice, che il lavoro che svolge è un lavoro orribile e piano piano in lui germinerà il seme della rivolta che lo porterà a conoscere altre persone che, diciamo, in qualche modo la pensano come lui. Un libro che fa riflettere tantissimo, specialmente considerando il fatto che è stato scritto appunto negli anni 50 e che in esso troviamo tutta una serie di cose, di oggetti che effettivamente nel futuro sono stati poi realizzati. E questo ci fa capire quanto la visione dell'autore sia stata veramente acuta. Senza volervi svelare il finale, che ovviamente lascio alla vostra lettura, voglio però leggervi una frase che mi ha colpito davvero tanto, perché è il simbolo di come viene intesa la cultura e l'intelligenza, diciamo, e anche l'istruzione in questo mondo. Dobbiamo essere tutti uguali. Non tutti nati liberi e uguali, come dice la Costituzione, ma tutti resi uguali. Ogni uomo deve essere l'immagine degli altri, perché allora tutti sono felici. Non ci sono montagne che li fanno tremare, cime con cui devono confrontarsi. E qui per montagne e cime con cui confrontarsi, l'autore intende appunto la cultura, le persone che hanno studiato e che sono istruite. Ecco perché un libro è come un'arma carica nella casa del vicino. Brucialo, togli le munizioni d'allarma, entra nella mente dell'individuo. Chi può dire quale sarà il bersaglio di un uomo colto? Io non riuscirei a sopportarne uno neanche per un secondo. Quando le case sono diventate ignifughe, non c'è stato più bisogno dei pompieri per le vecchie esigenze. È stato loro assegnato un nuovo compito, quello di custodi della pace mentale, i difensori della nostra comprensibile e legittima paura di sembrare inferiori. Così sono diventati censori ufficiali, giudici e giuria. Insomma, in questo volume ci sono questa e altre frasi che mi hanno messo davvero i brividi. Come voto finale darò quindi uno dei voti più alti mai assegnati sul mio profilo, e cioè 9-. E non lasciatevi scoraggiare dallo stile di scrittura che, ovviamente, essendo un libro degli anni 50, in alcuni tratti può apparirci leggermente macchinoso rispetto a quelle che sono le narrazioni odierne. Leggete assolutamente questo libro perché è un libro che ha una morale, e libri con una vera e propria morale oggi se ne trovano pochi, quindi quando ne troviamo uno dobbiamo tenercelo veramente ben stretto. Fatemi sapere se lo conoscevate, se condividete le mie opinioni, vi aspetto numerosi nei commenti, continuate a seguirmi e ci vediamo nel prossimo video.